Collegamento effettuato. Ecco, finalmente, dopo chiaramente qualche minuto di suspense, collegamento con la Wi-Fi chiaramente messa a disposizione non solo dei clienti alloggiati, degli ospiti, ma anche di noi, chiaramente che siamo così anche ambulanti, insomma, usciamo dalla nostra redazione, nonché console anche per andare in onda quasi quotidianamente, poi ci sono le nostre trasferte, ci sono le nostre interviste a tu per tu con lo chef, anzi lo chef lo facciamo, lo avviciniamo qua un attimo così copriamo questa luce che in questi giorni insomma di pioggia eccetera eccetera, comunque poi il sole c'è insomma, ecco, il sole sotto le nuvole c'è, anche se chiaramente insomma qualche pioggia ci voleva, non proprio maggio, magari prima, però vabbè, speriamo poi che sia sempre una bella stagione 2023, quella che appunto si è appena aperta con un mese di aprile chiaramente a gonfie vele con vari ponti sia del primo maggio piuttosto del 25, chiaramente anche Pasqua e Pasquetta, e quindi Davide Canella è il nostro chef executive, quindi mi ha chiesto espressamente, magari di suo chef è un po' riduttivo, infatti è breve, non riempie, quindi lui poi tra l'altro è come in molti casi chef, ma anche nello stesso tempo esatto, cioè nel senso che lui è il capo che insegna tutto nei mini particolari, vari cucinieri, quindi si deve muovere in piena stagione, immagine da un anno all'altro. Ecco, si dice così, ecco, quindi io lo dico magari anche scherzando, ma in effetti ci sono questi outlet che sono praticamente il bar della piscina, il room service, lounge, ecco, bar, ristorante, la cantina e ristorante gourmet. Ecco, per chi va chiaramente, rimane al proprio paese, va al ristorante, chiaramente questa è tutta roba che non dice nulla, mentre invece chi viaggia si ferma almeno una notte, quindi è appunto un turista, chiaramente poi deve avere a che fare chiaramente con strutture come questo che si chiama Castel Monastero 5 Stelle, Leading Hotel of the World, siamo quindi al top mondiale, quindi è uno dei Leading Hotel of the World, e anche devo dire i ristoranti non scherzano, pensate che l'ha tenuto a battesimo questo posto qui, il Contrada insieme alla cantina, è stato niente un po' di meno che Gordon Ramsay, molto probabilmente, immagino che la signora proprietaria insieme ad altri soci, ovvero Marcegaglia. Ecco, come si chiama di nome? Emma Marcegaglia. Ecco, Emma Marcegaglia, scusate un po' il tempo che non ho citato. Emma Marcegaglia, evidentemente, insomma, nei suoi contatti internazionali è capitato chiaramente di avere quello che era poi allora sicuramente il numero uno assoluto degli chef. Allora, quando è avvenuta questa cosa, poi adesso diciamo anche in Italia ci siamo dati un po' una mossa, mi è sembrato di capire, ma era tutto un po' bloccato, insomma, c'era uno chef. Praticamente che sì, avevano un ristorante con una, due, tre stelle miste, ma finiva tutto lì. Poi sembra che Valeria Piccini abbia un po' sbloccato la situazione, quindi una donna, e poi è arrivato chiaramente Enrico Bartolini, che poi è anche qua vicino e lo salutiamo. Parliamo quindi di Davide Canella, che non dico che è arrivato in bicicletta qui, ma quasi, cioè nel senso che lui, pur essendo quasi ligure, no? Quasi Massa Carrara. Massa Carrara, esatto. Massa Carrara. Nato a Lucca, cresciuto a Lucca, Ferrara. Ecco, Lucca, provincia di Lucca, ma provincia di Massa Carrara, poi chiaramente la Liguria, e quindi diciamo stava andando verso la Francia e ecco, anche perché poi è sempre il compromesso, no? Anche in cucina, no? Certe volte il compromesso anche negli ingredienti, perché Gordon Ramsay è uno da 20 ingredienti, ad esempio, no, in un piatto. Noi ne cerchiamo di mettere in comune. Anche per presentarlo, no? Anche per i camerieri, insomma, anche perché c'hai il ristorante pieno, devi presentare tutti gli ingredienti della cucina, appunto di Gordon Ramsay, 20 ingredienti a piatto. È vero che lui è bravissimo a, non so come, a renderli chiaramente anche tutti, no? Gustabili, ecco, quindi assaporabili. E quindi bene, quindi raccontaci un po', Davide Canella, appunto come si fa ad arrivare qui in un albergo come questo a prendere le redini? Beh, innanzitutto ci vuole un po' di anni di gavetta, insomma ho fatto diverse esperienze all'inizio in Italia. Quindi non si può essere giovanissimi.
si può essere anche giovanissimi quando si inizia a lavorare presto, avere delle buone, delle ottime esperienze, si arriva anche a essere degli chef in grandi strutture come questa. Io, il mio percorso insomma, è stato abbastanza lungo, sia in Italia che all'estero, in diverse compagnie. Quindi partendo proprio lì da Lucca? Partendo da Lucca, diciamo, ci sono solo nato, sono cresciuto poi su Marina di Carrara, ho fatto le stagioni. La Pausini che è nata praticamente all'ospedale di Faenza, ecco, poi sarebbe di Solarolo, ecco, quindi un po' anche Lunziker sarebbe nata praticamente dalle parti di Lugano, dove c'è tra l'altro il famoso ristorante Stellato, che è questa zona, quella dell'ospedale chiaramente, ecco. Quindi poi dopo c'è stata Marina di Carrara, mi sembra. Sì, sì. Sono cresciuto lì, ho fatto le prime stagioni a Forte dei Marmi, poi ho iniziato poi a girare un po' in Italia. Dici qualche nome. Sono stato all'Eden di Roma, quando c'era Enrico del Fingero Stellato, con la Stella Misce. Che lui è proprio l'esempio proprio dello chef. Io l'ho visto in azione a San Moritz, sono andato a trovarlo, come dire, non riuscivo a capire se lui cucinasse o meno, perché poi rischi veramente di diventare uno chef che stai dietro una scrivania e chiaramente dai il consiglio giusto del grande chef, chiaramente, ma poi qualcuno potrebbe avere il dubbio. Stiamo parlando chiaramente di un carissimo amico, chiaramente, del Flinger, presidente dell'Eurotoc, non so se è ancora in carica. Quindi chiaramente sei Eurotoc. No, perché so che comunque veramente è molto anche un giro di amicizie, ecco, quindi che poi è giusto che sia così, insomma, una anche guida cartacea dove ci sono anche i tre stelle Michelin, non solo i cuochi, insomma, che chiaramente non tutti possono avere delle stelle o possono essere chiaramente Eurotoc, e devo dire che comunque un buon simbolo, ecco, quindi garantisce comunque il livello di certa ristorazione. E quindi dicevi di Roma, no, quindi proprio Bassa Carrara, Forte dei Marmi, le prime stagioni negli alberghi e poi ho iniziato a uscire, ecco, dalla Toscana, ho fatto alberghi con la mezza pensione, con la pensione completa. Sì, diciamo, all'epoca ero un ragazzino, Ultimamente mi chiedevo come mai a Forte dei Marmi, quando vai in spiaggia, praticamente hai un'area che sembra un appartamento, una tenda, mentre da noi in Romagna, Milano Marittima, c'è l'ombrellone, di fianco ci sono appunto i vicini, ecco, quindi tutto uno attaccato all'altro. Io volevo capire un po' se anche a Forte dei Marmi si pratica questa cosa vacanziera, no? Magari più a Pietrasanta piuttosto che a Forte dei Marmi, no? Perché anche lì c'è Pinarella di Cervia piuttosto che Solido di Savio, che sono le zone adiacenti. E bene, e quindi insomma, il primo nome che ti viene in mente famoso, chiaramente questo Eden. Stella Michelin, con Der Flinker, eccetera, eccetera. Penso ancora oggi Stella Michelin, tra l'altro fa parte di un gruppo che è proprietario, se non ricordo male, anche del Principe di Savoia a Milano, nonché del Plaza Atenei, mi sembra. Sì. Ecco, questo gruppo molto importante, anche se in Italia, a parte adesso notoriamente Roma, dovrebbero aver ripreso la stella, a Milano ancora non sappiamo nulla, nonostante anche loro abbiano tentato più volte. E quindi bene, e quindi giri all'estero. Sono all'estero, ho fatto 2 anni in Orient Express, oggi Belmo, ecco. In Portogallo. Quindi aspetta, perché io sono stato in questo ristorante che si chiama, o si chiamava, Hotel Cipriani. Mi spiegarono che il nome, perché poi c'è appunto una vicenda che sembra risolta adesso come entrata del gruppo Louis Vuitton, e quindi andammo effettivamente in questo posto dove era passato, mi sembra anche Catherine Zeta-Jones, a fare questa cena, in questo ristorante si chiama Hotel Cipriani, all'interno dell'hotel? Dell'hotel Bessio a Lisbona, che ora è già venduto. Il nome dell'albergo, cioè questo nome è totalmente diverso. Diverso, se perché non erro, la Papalas. La Lisbona. Ecco, quindi quindi bella esperienza. Io invece lavoravo al sud, nella Garve, nel Quinto do Lago, che comunque anche lì ristorante veneziano Cadoro,
sempre. Beh, Cadoro comunque... mi sembra, adesso non so se è un nome che ricorre, nel senso che c'è un Cadoro, forse anche due stelle Michelin, ma forse più nelle isole, potrebbe essere, c'è un ristorante quotato, Cadoro. A Cadoro c'è anche a San Moritz, a Kempinski, sì, ti sembra, eh? Non so se dopo c'entri qualcosa con questo gruppo hotelliero. E quindi bene, quindi belle... Sono rientrato in Italia, diverse esperienze, qualcosa con... ho aperto un locale per conto mio. Ah, quindi c'è stata anche il sogno nel cassetto è già stato un po' realizzato. Ne riparliamo più avanti. Potrebbe esserci questa chance. Ecco. Quindi era troppo presto. Nel 2017 ho lavorato al Patriarca, che ha confermato l'anno. Patriarca ha chiuso, però ancora aperto. Ha perso adesso la stella da poco. Io l'ho confermata io ho lavorato nel 2017. Ho confermato la stella negli anni lì. Che poi lo chef che ha rotto il ghiaccio lì. Mi sembra fosse stato proprio il Guarino Vincenzo, di cui appunto parlavamo prima a microfoni spenti, che è ancora in giro, però ultimamente non è riuscita questa cosa in cui lui è infallibile, cioè prende la stella. Ecco, quindi non è detto, anche Riverà. Bartolini, mi ricordo che al Perillà non prese la stella, arrivò uno chef dopo, ma poi ricordate anche... chiuso definitivamente, purtroppo, ci dispiace annunciarlo, e quindi bene, quindi per arrivare qui. Per arrivare poi dopo, ecco, qua. Cioè, sono qui dall'anno scorso. Ecco, quindi stagione 2022, invece 2021? 2021 invece ho fatto una stagione nelle Marche, e ho fatto giusto un anno, sì. Dopo il Covid. Di cosa si trattava? Un resort, vicino a Camerino, quindi... Wine Resort? Era un 4 stelle. No? Oil Resort? Niente, non producevano niente? Non producevano niente. Ah, ecco, quindi il nome? Borgo Lanciano, per dire. Borgo Lanciano, qualcosa mi dice anche perché mi stiano cercando dall'altra parte, ovviamente dall'Appennino, un po' col lanternino, e chiaramente è giusto che ogni regione abbia i suoi... appunto luoghi come appunto in Romagna eccetera eccetera, la Toscana chiaramente non ha bisogno di questo, anche se sono delle zone ancora un po' scoperte, okay. Ecco, io per esempio, non me ne voglia lo chef, ho trovato cercando sempre col lanternino queste osterie, trattorie un po' come il l'albergaccio. Albergaccio, no? di Castellini in Chianti, una trattoria, osteria praticamente che ha mantenuto la stella Michelin per tanto tempo. Io sono ancora alla ricerca, l'ultima volta che ho beccato qualcuno fuori da questi alberghi, ci sono qui attorno a voi, anche produttori di vino, è stato l'Asinello. Pensavo di trovare osteria, trattoria, in realtà non lo è. Ecco, quindi. Però so che ce ne sono anche qui... arrivando, ho visto dei cartelli, delle insegne, è sicuramente qualcosa di tipico. Cioè, e quindi poi sempre nel mio girovagare, magari guardando la Michelin, perché finalmente se la Michelin consiglia una bettola, una ragione ci sarà. E devo dire che a Rapolano Terme, devo dire, ho trovato effettivamente una sorta di locale perfetto. Non so se chef... hai capito di cosa parlando? Sei d'accordo? Ecco, molto, molto interessante per il lavoro che fanno questi due, questa coppia, appunto sala e cucina con i vetri, con i bicchieri, no? Che anche quelli sono molto importanti. Quindi ecco, è una zona molto interessante dove sono anche, tra l'altro, per Apolano, alle terme, dicevano addirittura, sono due hotel con le terme, eccetera, eccetera. Quindi ecco, quindi ci sarebbero degli spazi, ma parliamo... di Castello e Monastero, che tra l'altro in questo momento è 100% Emma Marcegaglia. Io tra l'altro venendo qua, partendo da Forlì questa mattina, salendo da Milano Marittima, praticamente sono proprio passato, c'era un po' di traffico, ho detto ma ci potremmo fermare già qui, c'è scritto l'insegna Marcegaglia di Forlì come Ravenna, eccetera, eccetera, ma la signora chiaramente ha in Italia, penso, di resort più interessanti. Chiaro che sono quasi delle città più delle volte, no? Sto pensando alla Sardegna piuttosto che anche dalle parti di Rovigo,
Palesello, no, Isola Bella, Alberella. Isola Alberella. Esatto, che fa parte sempre, esatto, questi posti dove arrivi c'è la sbarra, entri. Qui invece devo dire che Castello Monastero è, come dire, proprio, come dire, accessibile. Ecco, no, questo veramente c'è, notavo che è una cosa bella anche da vedere ogni tanto questa, mio collega ultimamente ne parlava, scriveva di questa, è andato da Pinchioli, diceva, cioè questa recita fatta in maniera perfetta, perché poi, come dire, essere di fronte all'hotel, attendere il cliente, veramente è una cosa che si fa da tantissimo tempo, che magari qualcuno tralascia, ecco, per esempio una cosa bella da vedere, quindi il voiturier che poi ti prende l'auto, te la parcheggia, ecco, quindi c'è questa bella accoglienza, non ci sono sbarre, attenzione, perché ultimamente ci è capitato anche il, non so se ne hai sentito parlare, in realtà, come dire, sono molto chiusi dentro il castello di Reschio, dove sarebbe passato Anthony Hawkins, dove praticamente in maniera anche abbastanza folcloristica c'è proprio, come andare a Yellowstone, c'è proprio appunto la sbarra con il guardiano, chiaramente, che controlla appunto se hai prenotato, eccetera, eccetera. Bene, allora dai, Castel del Monastero già da un anno, con la pausa chiaramente invernale che c'è stata, e quindi i due ristoranti. Abbiamo i due ristoranti, la cantina, comunque è una cucina tipica toscana, e più la contrada, che è un ristorante gourmet. Quest'anno noi partiamo con tre menù, un menù è 72-91, sono i signature dello chef, anche di Giuseppe Lopresti. Ecco, sempre questo chef è arrivato fresco da quest'anno, dalla Morra. L'epicentro del vino mondiale. E, abbiamo dei signature nostri, più abbiamo un menù 219 km che sono percorso da qui al mare, e poi un vegetariano vegano che si chiama questo è Contrada. Contrada, ecco, la sera. Solo la sera, dal lunedì al sabato, domenica, cioè dal martedì al sabato. Chiaramente due giorni di riposo per la cena, esatto. Cosiddetta gourmet, e mentre invece la cantina per tutti i giorni, pranzo e cena. Io amo la cantina, devo dire, amo la cantina anche perché effettivamente sei in una cantina, no? Sì, siamo una cantina, quindi con le botti, se non ricordo male, ci sono diverse, alcune botti, sono un sacco di bottiglie di vino, è molto molto bello, insomma. Molto, molto, anzi, io ho sempre sostenuto, se posso dirlo, che quello sia il ristorante gastronomico. Cioè, io vedo nella cantina il ristorante dove fare un'esperienza gastronomica. È chiaro che Contrada, diciamo, è proprio sulla piazzetta, no? È più, si fanno anche le colazioni, tra l'altro. Quindi io, come direi, lancerei quasi, non so, una sfida, magari una stella Michelin a Contrada. No, visto che era arrivato uno chef, comunque la Stella Michelin ce l'aveva, e soprattutto di qui passano quasi esclusivamente chef stellati, no? Anche tu, che in un certo senso sì, sei stato stellato all'Eden, no? Comunque hai vissuto, chiaramente, è la cucina di uno stellato, e poi magari, come dire, fare una cosa unica al mondo della cantina, due, tre stelle Michelin, anche perché qui chiaramente con le camere, con la spa, eccetera, eccetera, chiaramente il cliente, come dire, si trova a suo agio, può rimanere, chiaramente godersi chiaramente l'esperienza. Tra l'altro qui siamo vicinissimi alla Perugia-Siena, Siena-Perugia, quindi siamo, è un fuori casello, quindi si fanno alcuni chilometri che sono proprio il minimo indispensabile, ma difficilmente si trova qualcosa del genere. Ecco, e l'effetto è lo stesso. Tra l'altro, io ho scoperto con il mio girovagare, anche perché andando avanti e indietro, da nord a sud, certe volte anche in maniera trasversale, mi sono sempre chiesto, peccato che non ci siano delle attività qui, poi ho scoperto che sono veramente, appunto, tantissime. Ecco, bene, ma parliamo quindi anche della cantina, perché si parla quasi sempre solo degli chef stellati, di questi menù gastronomici, esperienze che durano anche tre ore. Le cifre due ore e mezzo, sono percorsi di otto degustazioni,
dall'entrée fino praticamente al pre-dessert, dessert, piccola pasticceria, sì. Circa due ore e mezzo. Il numero di portate che abbiamo detto prima sono escludono 8, queste cose. Sono 8 portate, escluso l'entrée. Che quella è in più, è gratuita, ecco, quindi l'entrée e la vignerlis. Sì, sono piccole. Esatto, assaggini chiaramente. Ogni tanto le cambiamo. Quindi menù sartoriali ce ne sono, ce ne fanno in questo caso? In questo caso stiamo parlando del... è chiaro che in cantina immagino ci sia la carta, il sartoriale di quello uno ordina, però con i menù chiaramente uno anche in un tavolo con alcune persone magari, come dire, non mangia la carne... Sì, cioè comunque sia si può costruire un menù adatto al cliente, quindi... ci sono nessun problemi. Perché i menu tendenzialmente contengono? I menu contengono sia carne che pesce, poi ce n'è uno totalmente vegetale, piatto vegano. Qual è il piatto principale del menù vegano? Il piatto principale del menù è vegano o vegetariano? Vegetariano, anche... sia vegano che vegetariano. Ah, ecco, noi abbiamo ovviamente un piatto come secondo che è una sedano rapa, che è glassato quasi, sembra quasi un petto di anatra, con una glassatura fatta con col fondo di verdure, quindi sembra quasi un petto di anatra. Certo, un po' come, qui cito un altro chef, Yannick Alenoy, ha preso la cappella di un porcino e poi dopo col gambo ha fatto una dadolata sopra e quindi lo mangi interamente, con poi anche del tartufo, che l'ho provato tra l'altro nel suo ristorante, Donna la Morra, praticamente Monforte d'Alba, ecco, alla Reva, dove c'è appunto questo ristorante, e devo dire che anche nel suo caso è stato il piatto principale, ecco, qui, o secondo, perché bisogna poi tradurre in Italia, quindi il piatto principale per i francesi che hanno l'entrée ma non la pasta. Anzi, a proposito, girando all'estero, come ti sei trovato appunto quando poi in realtà non era obbligatorio la pasta, no? Se non come contorno, penso. Esattamente, quando sono stato praticamente in Portogallo, nei ristoranti internazionali non c'erano delle paste, quindi c'erano solo antipasti, piatti di carne e piatti di pesce. Però c'erano, immagino, come è capitato la prima volta che sono andato a Cannes, che chiaramente volevo mangiare quello che ero abituato a mangiare in Romagna, che c'è l'entrecôte magari servita con la tagliatella. Sì, ecco, può essere qualcosa magari di contorno, può esserci un raviolino magari fatto con c'è cioè un piccione fatto raviolino col fegatino, o una pasta d'accompagnamento con gli spaghetti, un spaghetto un secondo, capita spesso. Mentre qui com'è l'impatto con la clientela internazionale? La clientela internazionale comunque predilige tanto la pasta, quindi sceglie l'Italia, sceglie anche la pasta, perché è una nazione fondata sulla pasta, diceva Gualtiero Marchesi, mi sembra che abbia ragione, nel senso che, come dire, spiega tutto. E quindi bene, ora parliamo dei piatti della cantina, che fa pranzo e cena. Fa pranzo e cena, sì, piatti della cantina, piatti regionali, abbiamo i classici gnudi di ricotta e spinaci, sono fatti con la ricotta di pecora, spinaci, serviti con burro e tartufo, di stagione ovviamente, e un pecorino stagionato di Parello, che è praticamente stagionato oltre i 4 mesi. Questo è anche un piatto vegetariano. Per esempio, qui che siamo praticamente, leggevo Civitella Valdichiana, arrivando qua. Siamo in Valdichiana. Siamo in Valdichiana. Valdichiana, chiaramente, Chianina. Esatto. Abbiamo anche una tartare di Chianina. Servita sempre col tartufo, maggiorana, utilizziamo alcuni fornitori comunque della zona, dal Fracassi, Laura Peri, infatti ho dei pici con la faraona di Laura Peri, il piccione che abbiamo nel menù della contrada è un piccione comunque di Laura Peri, quindi cerchiamo di prediligere anche i fornitori della... quindi grande qualità, però diciamo non si va a peso, mi sembra di capire, qui con la fiorentina, con la bistecca. Si va a peso. Quindi c'è già un peso, già definito un prezzo, quindi
qui chiaramente non dobbiamo parlare di Big Gourmand, ecco, quindi qui non c'è il problema di fare, magari far spendere di più, perché il cliente magari ci potrebbe anche rimanere male, ecco, con un menù in un albergo del genere con 35 euro, anche se qualcuno poi, come dire, l'ha fatto ugualmente, perché molti clienti poi comunque si infilano appunto in questi posti dove si sta anche tutti molto stretti, perché chiaramente il cliente ha sempre ragione anche quando ha torto. E, bene, allora come pesce? Pesce utilizziamo comunque diversi tipi di pesce, dipende da quello che ci offre la crociata, insomma. Il pesce del giorno, quello c'è in può essere spigola, può essere sgombro, può essere ombrina, quello che sono, diciamo. Quindi fiume, lago, può capitare? Perché poi anche il salmone è un pesce, diciamo, mare, fiume. Utilizziamo principalmente mare. Prendiamo un pesce da San Vincenzo. Quindi abbiamo sia nelle varie portate. Anche nelle varie portate abbiamo diversi. Più molluschi, crostacei. Abbiamo sia crostacei che molluschi, che dai calamari, dal gambero, dall'ombrina, dalla triglia. Cacciucco? Cacciucco, noi abbiamo in contrada un raviolo che è fatto col cacciucco, che è il liquido dentro il raviolo. Un ragù di triglia e delle cozze, quindi In effetti è un po' come gustare la bouillabaisse appunto francese, piuttosto che questo cacciucco, che poi ho detto anche di fano, se vogliamo, perché chiaramente sarebbe un piatto unico, però effettivamente solamente con il jus che si fa con le teste, mi sembra. Si fa con tutti gli scarti, le verdure si tostano e poi si fa. Ecco, c'è questo bel succo, anzi devo dire recentemente mi è pure capitato un piatto con vari pesci, fra cui anche la capasanta, e dei gamberi eccetera eccetera, e lo jus però era quello tipico in Umbria, dei laghi che ci sono appunto in Umbria, quindi c'era questa cosa appunto veramente buonissima, però se te la racconto un po' ci rimane male, no? Perché passi da un mondo all'altro, ecco, sempre sott'acqua, però come dire, invece di essere appunto al mare, sei in montagna con i fiumi, sei al lago, comunque sempre anche una certa altezza. E quindi vediamo un po', abbiamo detto come piatti, abbiamo parlato di piatti principali, e abbiamo parlato di pasta. Abbiamo detto antipasto, non abbiamo detto nulla. Sì, di antipasto abbiamo un gambero di Mazara del Valle, quindi è un gambero crudo, servito con una panzanella liquida, quindi ritornando alla tradizione toscana, e un olio al basilico. Ecco, quindi sono tracce di queste appunto specialità fiorentine, che non sono solo la bistecca, sono anche tra l'altro i piatti comunque vegetariani, devono dire addirittura la vegana, perché panzanella, ribollita, bruschetta. Forse sì. È capitato di notare che all'estero la bruschetta è un piatto. Sì. Qui si riesce a proporre come piatto una bruschetta? Sì, anche il cliente la richiede. Abbiamo un crostino nero fatto con i fegatini Mirza nella cantina. Se richiede una bruschetta al pomodoro, c'è anche quella. Al contrario, abbiamo un entrée che è bruschetta, ma è praticamente rivisitata. Viene fatto praticamente una sferificazione col succo del pomodoro e un pane tostato sotto, e quando si mangia dà l'idea direttamente della bruschetta. Vedi, vi dicevo che la cantina è importante, sia la cantina che la contrada, richiamare sempre il territorio. Certo, perché un ristorante deve aiutare l'altro, in un certo senso in cantina dovrebbero dare un po' i piatti signetro che metti da parte per nuove creazioni, no? Dovrebbe essere un po' questo meccanismo, anche un po' che si fa anche nel vino, fai una riserva, magari fai poche bottiglie e poi c'è, come per l'amarone, c'è anche il ripasso, ecco, quindi chiaramente il ripasso fa più numeri, chiaramente, dell'amarone,
è un'eccezione che conferma la regola, il Brunello e il Montalcino, che come dire, perde continuamente il rosso, non si sa dove vada a finire, non si riesce a capire, cosa molto strana, però dovrebbe essere così, ecco il rapporto strante gastronomico, quante coperti avete? Si fanno 25 coperti. Esatto, la cantina? La cantina si arriva anche su 70. Ecco, per capire, questo è un po' appunto il meccanismo appunto della ristorazione che un po' nasce negli alberghi, nelle locande, no? In questi posti di passaggio dove ci si ferma per cambiare i cavalli, eccetera, una volta, poi qualcuno lo fa ancora, eccetera, eccetera. Quindi la ristorazione chiaramente nasce qui, continua chiaramente qui, come anche sulle navi. Non so se ti è mai capitato. Non ho mai avuto l'occasione di lavorare sulle navi. Nonostante hai lavorato con Belmont Orient Express, che hanno il treno, no? Esatto. L'Orient Express, il treno, che tra l'altro ancora viaggia e continua a viaggiare grazie a Monsieur Arnaud, riescono tutti per Arnaud, Pinot, ecco, bene, e dessert, abbiamo i classici, noi facciamo semifreddo, Cantucci e Risanto. I classici già tranquillizza, perché secondo me la pasticceria dovrebbero essere i classici, poi uno possa fare quello che vuole, chiaramente, però se non fa i classici nella pasticceria, non c'è mille foglie, non c'è, dicevi, tiramisù. Abbiamo anche il tiramisù, sì, quindi quello che poi, quello che è in cantina si cerca di... In cantina, di avere comunque sia... di essere classici, qualcosa anche di fresco, poi in base anche alla stagione. Col classico abbinamento, immagino, del Vinsanto. Cioè, il classico abbinamento. E qui siamo nel Chianti e nell'epicentro del Chianti, che è più nel versante senese, non ce ne vogliono gli antinori, che stanno in provincia di Firenze, yes. poco più là, però qui al di qua, quindi verso est, mi sembra, rispetto alla Firenze-Siena, piuttosto che dall'altra parte, e quindi mentre invece il dessert del ristorante gastronomico? Il ristorante gastronomico attualmente abbiamo sui signature, abbiamo un pammelato che praticamente è un incontro di due dessert, praticamente nel senese si fa, c'è il pan pepato, e abbiamo messo praticamente la torta alle mele con le spezie del pan pepato, quindi abbiamo creato una mela con una camicia di questi sapori del pan pepato, all'interno c'è della mela, sia il succo che la mela cubettata, e quindi abbiamo chiamato pan melato. Chiaramente che nei signature chiaramente lo fanno, mi è capitato, devo dire, l'anno scorso in Svizzera, al confine con il Jura, quindi verso la Borgogna, un posto sperdutissimo, dove uno chef ha lavorato, tra l'altro, l'Hotel de Ville di Crissier, dove lì il piatto signetto, si può usare questo termine, è questo soufflé di Freddy Girardet, quindi FG. Esatto, che si fa ancora, e che poi è un grande praticamente soufflé per quattro persone, e viene servito anche a due tavoli da due, chiaramente se ci sono appunto le richieste. Quindi lui chiaramente poi nel suo ristorante ha fatto qualcosa del genere, ha creato una tartatin praticamente con questo soufflé, quindi ha usato poi quella che è la parte migliore, più buona, che è la parte alta sempre di questa cappella, però non del fungo questa volta, appunto del soufflé, quindi ha creato questa cosa che è un po' da perfezionare, però il concetto è un po' quello che si diceva prima, di mettere le due cose assieme, poi magari chissà, forse lo assaggiamo, bene. E altre cose, il vino ci penso, sommelier. Il vino c'è il sommelier, perché la pasticceria invece... Pasticceria, noi abbiamo un pasticcere che... Uomo e un aiutante donna. Soufflé, ad esempio, lo fate? Al momento no, però su richiesta si fa, sì, secondo poi della, cambiamo. Perché poi ogni ristorante ha il suo soufflé, come c'è quello fantastico della Chartreuse, quello frutto della passione, ad esempio questo di Freddy Girardet, oppure mi viene in mente quello del Waterside Inn, a Brian Thames, mi sembra che fosse
all'arancio o qualcosa del genere. Quindi qui invece cosa si usa? Dipende. Dipende, vedremo, ecco, non c'è proprio. Noi attualmente ancora non ce l'abbiamo a carta. Ecco. Poi nel caso ecco, ci possiamo pensare. Pensiamo, lo buttiamo là. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Richiamando dei anche perché in quel ristorante che dicevamo prima non l'abbiamo nominato, però abbiamo detto che si trova qua vicino. Hanno praticamente questo vino alla desserte che praticamente non ha produttore, perché chi lo fa, un contadino, praticamente non vuole essere città soprannale, questa cosa è deliziosissima che non saprai mai cosa potrebbe essere. Sembra una sorta di occhio di pernice misto vin san, una cosa così. Molto caramelloso, insomma. Sì, c'è un problema, ecco, esatto, non troppo avignonesi, ecco, esatto, non 18 anni, invecchiamento, magari 12, una cosa del genere. Io te lo dico. Occhi di pernice uno arriva già a... sì, ma occhi di pernice attira molto, infatti ultimamente mi hanno fregato con un produttore di Poggi Bonsi, che si trova facilmente, penso, delle ricerche, non sono tanti, però è di là dalla parte, Poggi Bonsi sta dall'altra parte della Firenze Siena, dove nella bottiglia in effetti c'è scritto Vin Santo in grande, del Chianti, come appunto va scritto, e in piccolo sotto c'è scritto Occhio di Pernice, ma non è fatto col Sangiovese, attenzione, perché l'Occhio di Pernice da disciplinare deve avere il Sangiovese e magari anche della Malvasia Nera, che è ammessa, ecco, e quindi è con un vinellino così che poi, devo dire, questo effetto, insomma, sorpresa, non sapere chi è esattamente, non avere nessun riferimento, chiaramente quello che forse attira anche il cliente poi a tornare lì, perché sinceramente se ti è piaciuto, è chiaramente un unico riferimento è quello. Bene, quindi direi che possiamo chiudere, non so se vogliamo parlare anche di spa, vogliamo parlare di tutti i trattamenti. Non sono più adatto. Ecco, quindi, perché non sanno niente gli chef, perché molte volte quando facciamo queste interviste in camera, gli chef si guardano attorno e dicono, sai che non è male, perché magari sono troppo chiusi in cucina, ecco, quindi anche loro farebbero bene comunque ad approfittare. Andare alla spa ogni tanto. Esatto, anche perché c'è della talassoterapia, insomma, ci sono una serie di cose. Sì, ci sono diversi percorsi comunque. Per dire... Magari non c'è la sauna finlandese, ma tutto il resto c'è. Sì. Ecco, ci sono anche suite con la mamma, quindi c'è comunque la sauna umida, eccetera, eccetera. Però vi posso assicurare, quindi facciamo prima dire non c'è la sauna finlandese, però tutto il resto, qualsiasi richiesta, viene soddisfatta. Ecco. Poi immagino, penso che se un cliente chiede la sauna finlandese, secondo me gliela fate provare in qualche modo. Ecco, quindi viene inserita subito. Bene, vi salutiamo qui da Castel del Monastero, 5 stelle della Leading Hotel of the World, e gli alberghi, insomma, più belli, piacevoli, anche con forse il fatto di avere questo riconoscimento come un po' la stella Michelin, è che il cliente, in un certo senso, alcuni clienti chiaramente che se lo possono permettere, ci guadagnano, nel senso che ottengono da questi posti che avete di servizi, che poi gli ridanno la carica, quindi c'è la remise en force, che può essere chiaramente a fin di dimagrimento, ma anche come dire, di invece rifocillamento, ecco, quindi anche mangiare. Poi magari facendo l'uno e l'altro chiaramente si rimane magari al peso normale. Bene, saluti da Contrada e dalla cantina del Castel del Monastero, anzi Monastero, Castel Monastero, Monastero. Non serve anche perché non è internazionale, Castel Monastero, del sembra una cosa, un'italianata, ecco, invece Castel Monastero. Castel Monastero. Ecco qua.